Però ci è successa una cosa gravissima. No, il gioco non era ammazza che mazza e nessuno ha scritto il titolo corretto. Solo il signor Lenny ci si è avvicinato, più o meno. Quindi niente, ho vinto io. Dichiaro ufficialmente chiusa la stagione di solo risposte sbagliate. Addio. Ah, ma chi prendo in giro? Mi diverto troppo a farlo. Direttamente da una vostra segnalazione. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che è riuscita a raggiungere la versione 14.0.0. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché parleremo dell'arrivo di una feature attesa da anni sul sistema operativo di Switch, discuteremo del futuro della saga di The Witcher e anche dei piani di Ubisoft, che quest'anno tra le mani potrebbe avere una presentazione pienissima di titoli di alto livello. Prima di iniziare però vi invito a prendere parte alla No Hit Run della marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque. Dove siete? Perché non vi vedo? Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e aprirei con la console più brutta di sempre. Siamo abituati infatti a edizioni a tiratura limitata per celebrare l'uscita di determinati giochi o film. Alcune sono parecchio ispirate, altre si rivolgono esclusivamente ai patiti dei brand citati, ma penso di non aver mai visto nulla di così orripilante come questa Xbox Series S pensata per accompagnare l'uscita al cinema di Sonic 2. Poracci, hanno fatto pure i controller furri. I commenti li lascio a voi, io non ce la faccio. La console non potrà essere acquistata, ma sarà data in premio ai fortunati vincitori di un concorso indetto da Microsoft. Beati loro. Ottimi risultati per Triangle Strategy, il JRPG tattico ad opera di Square Enix uscito per Switch lo scorso 4 marzo. Il producer Tomoya Asano ha fatto sapere su Twitter che il gioco ha già raggiunto le 800.000 copie distribuite in tutto il mondo, comprese le versioni digitali. Un ottimo risultato, in linea con quanto fatto da Octopath Traveler qualche anno fa, e meglio di Bravely Default 2, che aveva impiegato qualche tempo in più a raggiungere quota 1 milione di copie. Voi vi sareste aspettati un risultato del genere? Spazio anche a PlayStation, perché zitta zitta Sony sta continuando ad aggiungere degli studi alle scuderie dei PlayStation Studios. La nuova realtà che entra a far parte del collettivo di sviluppatori interni è Haven Studios, collettivo capitanato da Jade Raymond. Una figura chiave dell'industria videoludica, Raymond è una dei producer dei primi Assassin's Creed e ultimamente è stata anche una dei volti coinvolti con il progetto Stadia. La cosa peculiare però, rispetto alle acquisizioni passate, è che questa volta Sony ha messo mani al portafoglio più che altro sulla fiducia. Haven è stato formato solo un anno fa e al suo attivo non ha nessuna produzione. Hulst, il capo dei PlayStation Studios, ha spiegato che l'acquisto è stato deciso dopo che gli è stato presentato internamente il primo progetto a cui sta lavorando lo studio, che a quanto pare sarà un game as a service parecchio ambizioso, ma che già adesso sembra promettere estremamente bene. L'aggiunta di Haven rientra quindi nel rinnovato interesse da parte di Sony di spingere parecchio sul settore dei game as a service e molto probabilmente Raymond e il suo team potranno attingere alle risorse di Bungie per raggiungere livelli qualitativi altrimenti impensabili per uno studio indipendente. Che ne pensate di queste acquisizioni da parte di Sony? Certo, sono meno impressionanti di quelle di Microsoft, ma sembrano tutte mirate e ragionate. Vedremo cosa ne uscirà fuori. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e per forza di cose bisogna partire dal nuovo firmware update di Nintendo Switch, il cui sistema operativo ha ora raggiunto la versione 14.0.0. Si aggiunge finalmente una feature richiesta da anni, anzi bramata dai possessori della console sin dal suo lancio. Ci sono voluti solo 5 anni, ma ora finalmente anche Nintendo Switch dispone della possibilità di organizzare i propri software in delle cartelle, rinominate per l'occasione gruppi. Credo che in questo momento ci sia chi sta piangendo dall'emozione e se un'aggiunta del genere risulta a suo modo epocale, per quanto inaspettata, beh, la dice lunga su quanto ci ha abituato male Nintendo negli ultimi anni. L'aggiunta comunque funziona abbastanza bene, anche se le cartelle non possono essere visualizzate nel menu di Home, ma vanno per forza ricercate nella sezione
tutti i software. I gruppi si creano facilmente, possono contenere fino a 200 elementi, condivisi tra più insiemi, sono facili da gestire al loro interno e anche da organizzare nella loro pagina principale. Per quanto riguarda l'esperienza utente, l'ordine e la navigabilità del sistema operativo è un passo in avanti da giganti. Però, insomma, benvenuti nel 2007. Chissà, magari fra altri 5-6 anni vedremo finalmente i temi personalizzati, le chat tra utenti e un eShop fatto come si deve. Per ora però ci accontentiamo. Anzi, ditemi, visto che ora sappiamo che Nintendo, se vuole, può ascoltare gli utenti, qual è la prossima feature che vorreste assolutamente aggiunta a Nintendo Switch? Se Nintendo ci ha proiettato direttamente nel 3000, ieri anche CD Projekt Red ha iniziato a parlare di futuro. Dopo il casino che si è creato con l'uscita di Cyberpunk 2077, lo studio polacco ha annunciato un ritorno alle origini, l'unica strada che può permettersi in questo momento. E nonostante la fiducia nei confronti del team abbia subito un duro colpo con Cyberpunk, il solo nominare il nome di The Witcher associato a un nuovo progetto ha generato un bel trambusto tra gli appassionati, tanto da far crashare il sito dell'azienda, che ha retweetato uno screenshot del comunicato stampa mentre il sito era offline. Bene così. Del gioco, chiaramente ancora in fase di preproduzione, non sappiamo nulla, o meglio, quasi. Si tratterà del primo capitolo di una nuova saga, che non si sa dove porterà narrativamente la serie e allo stesso tempo segnerà una vera e propria rivoluzione interna. Lo studio, dopo anni di utilizzo del motore proprietario Red Engine, ha annunciato una partnership di 15 anni con Epic Games per l'utilizzo della Real Engine 5 e le future versioni. Il nuovo The Witcher, insomma, passerà all'ultima versione del motore grafico più utilizzato nell'industria e gli stessi ingegneri, dietro la Real Engine, lavoreranno a stretto contatto con gli sviluppatori di CD Projekt Red per confezionare un titolo come si deve ed evitare un Cyberpunk 2.0. L'unica altra cosa che sappiamo è che non ci sarà un contratto di esclusività con Epic Games per quanto riguarda la pubblicazione del titolo, che punta a essere distribuito su quante più piattaforme e digital store possibili. Voi poracci cosa ne pensate? Siete rimasti scottati da Cyberpunk oppure CD Projekt ha ancora la vostra fiducia? E chiudiamo parlando di un'altra azienda che ultimamente non è che sia proprio sulla cresta dell'onda. Da una parte Ubisoft è diventato un publisher così enorme che è difficile pensarlo slegato da nomi come Assassin's Creed e Far Cry, serie che però col tempo si sono eccessivamente standardizzate. Ma allo stesso tempo, brand un tempo di successo come Ghost Recon, Splinter Cell, Prince of Persia sono caduti in disgrazia o semplicemente spariti dalla circolazione. Secondo un rumor però, il prossimo Ubisoft Forward potrebbe rappresentare una vera e propria rinascita per l'azienda. Il report arriva da Tom Anderson di Xfire, che specifica come, secondo alcune fonti interne, l'azienda aveva intenzione di pubblicare un Ubisoft Forward prima del periodo delle E3, per evitare che venisse rubato spazio da altri annunci, ma la recente crisi in Ucraina avrebbe rimandato la pubblicazione a una data imprecisata. Quello che colpisce però è il contenuto di questo evento. 17 nomi che andrebbero a comporre una lineup di tutto rispetto. Tra questi ci sarebbero dei nomi che sono diventati delle vere e proprie chimere, come Skull and Bones e Beyond Good and Evil 2, poi attesissimi remake come quello di Splinter Cell e Le Sabbie del Tempo, nuove informazioni su Mario & Rabbids Sparks of Hope, che molto probabilmente verrà rimandato al 2023, e anche due titoli potenzialmente stra-interessanti. Un seguito di Immortals Fenyx Rising, che spero con tutto il cuore non si sovrapponga all'uscita di Breath of the Wild 2, ma soprattutto un progetto non ancora annunciato relativo a Prince of Persia, che punterebbe a riavvicinarsi all'origine della saga, proponendo una struttura di gioco in 2.5D e un gameplay ispirato ai recenti Ori. Speriamo che questo brand venga valorizzato come si deve e che anche il remake delle Sabbie del Tempo riesca a uscire degno del nome che porta, anche se all'inizio non è che si fosse presentato proprio nel migliore dei modi. In ogni caso, in descrizione vi lascio il link al report dove sono indicati tutti i titoli con una bella descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se secondo voi è credibile uno show con una tale portata di annunci al suo interno.
Non so se sarebbe proprio in stile Ubisoft. E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere delle notizie del giorno nella sezione commenti. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Voi intanto, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto, e dai, nerdate duro. Io sono il Poro14, Michele Gruppi, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ha